Buongiorno, siamo live. Ciao Perruca, Ciao buongiorno. Greta, buongiorno. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, per visto l'orario, sono le 4 passate. Esatto. Niente, siamo qua di nuovo sulla pagina scusate, Lion Speech, e oggi siamo qua con l'avvocato Perruca Broccoli che ci aiuterà e spiegherà come fare a tutelare la nostra azienda all'estero in Italia, ecco, come fare dei contratti sia di vendita e quant'altro per tutelare la nostra azienda, perché è titolare oppure tutelarsi. E presentati per Luca al nostro pubblico. Sì, allora, buon pomeriggio a tutti, come ricorda Greta, io sono Pierluca Broccoli, sono un avvocato civilista e mi occupo soprattutto degli aspetti che riguardano le imprese e di tutela preventiva, soprattutto appunto per cercare di evitare le problematiche, i contenziosi legali. Tra questo quindi seguo tutta la parte contrattuale, perché anche se a volte non ce ne accorgiamo, tutto quello che facciamo è un contratto praticamente. Quindi meglio avere sempre una tutela buona che non averla. Seguo la parte anche legata al web, alla presenza sul web, all'e-commerce e alla tutela dell'immagine, dei marchi, delle invenzioni, del know-how delle aziende. Tutto quello che riguarda l'apparato civile delle aziende, ecco, ti Esatto. occupi, giusto? Sì. Ricordo a chi ci segue che se ci vuole scrivere dei commenti, anche un solo ciao, per non vedere che siamo solo io e Pierluca che rispondiamo, se qualcuno vuole fare in diretta le domande a Pierluca le può fare anche in differita su YouTube, che poi gliele girerò puntualmente a Pierluca. Anche se lo volete contattare, contattatemi in privato sulla nostra pagina e sarete ricontattati. Niente, Pierluca, allora, cioè, bisogna comunque, cioè, tu parli di contrattualistica, ecco, quali sono gli errori che un'azienda, scusami, quali sono gli errori che trovi nei siti, cioè con un sito internet, quali deve avere, cioè cosa deve essere Allora, per la norma? sì, per quanto riguarda la parte web abbiamo due distinte esigenze. Da un lato quella di essere compliant, quindi a norma, come si dice, con la normativa e la disciplina legate alla privacy o protezione dei dati personali, dove dal livello basilare è comunque necessario fornire una serie di informative agli utenti e quindi a coloro che visitano o interagiscono col sito. E questo è essenziale e tra l'altro devono essere fatte bene queste informative perché le sanzioni ci sono sia in caso di omessa o omesse informative sia nel caso di non idoneità delle stesse. Quindi spesso la tendenza qual è? Quella di copiare il sito internet, i testi legali del sito internet del concorrente, peggio ancora di qualcuno che si occupa di Cioè, attività. praticamente io copio i siti del mio, cioè a volte copio i cookie di un altro concorrente, le informative privacy. È Sì, capitato? mi è successo anche con persone che si sono rivolte a me e avevano fatto questo. Ovviamente questo innanzitutto è una violazione del diritto d'autore, quindi copiare i testi di altri. E poi ovviamente ogni sito ha cookie tendenzialmente diversi, funzionalità diverse, scopi diversi, quindi non è uguale o uniforme per tutti quello che va indicato. Anche per il concorrente, cioè, è totalmente diverso, anche se lo copio dal mio concorrente che fa le mie stesse cose, preciso uguale a me, Sì, quello poi è è ancora peggio perché diverso. sì, mi è capitato anche chi non eliminasse dai contatti, dalla mail o dai recapiti i dati del concorrente. Vabbè, questo è un errore un po' grossolano, però al di là di questo, ovviamente va tutto studiato in Ma maniera sartoriale e precisa sulla base delle caratteristiche tecniche, anche appunto tecnico-informatiche dello specifico sito web. E questo è un livello
basilare per chi ha, diciamo, anche solamente un sito vetrina, ecco, senza voler svilire, perché ci sono ormai siti vetrina fatti veramente molto bene a livello di grafica e tutto quanto. E questa è un'esigenza, quella del rispetto della normativa privacy, tra cui anche appunto quella sui cookie. Un'altra esigenza ce l'ha molto importante chi vende prodotti o presta servizi, che siano consulenze, che siano traduzioni online. Quindi quando il contatto, quantomeno iniziale, ma anche magari tutto lo svolgimento del rapporto avviene solo ed esclusivamente online. Quindi in questo caso, ovviamente, al di là del pagamento, sì, che c'è, che arriva e tutto quanto, e all'utilità di questi pagamenti anticipati tramite carte di credito piuttosto che tanti altri canali, qui c'è una necessità molto importante e una distinzione, ovviamente, avviene per i contratti B2B, quindi tra partite IVA, tra imprenditori, diciamo, partite IVA o professionisti, o B2C, quindi quando qualcuno si rivolge a un consumatore, perché lì, oltre alle discipline del codice civile sui contratti, c'è anche la disciplina, entra appunto in vigore con i consumatori, la disciplina del codice del consumo, che prevede tutta un'ulteriore serie di Ah, quindi c'è obblighi. anche il codice del consumo? Sì, che poi del lontano 2005 ormai è un qualcosa quasi di preistorico, e che impone per i contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali, quali sicuramente sono i contratti conclusi via web, impone tutta una serie di obblighi da parte del prestatore di servizi, cioè di chi vende il prodotto o presta il servizio online, con conseguenze spesso che vengono anche sottovalutate, ad esempio la necessità dell'informativa sul diritto di recesso, anche perché se non viene fornita diventa addirittura, non mi ricordo se di 12 o 14 mesi, quindi un qualcosa di molto molto lungo. Le informative varie sulla garanzia legale di conformità, eccetera, eccetera. Quindi questa è una parte proprio contrattuale, perché quando io vendo un prodotto o presto un servizio a pagamento, diciamo online, di fatto io concludo un contratto con l'utente, che sia un'impresa, che sia un consumatore, quindi un privato, questo è indifferente, però è un contratto, anche se non c'è una sottoscrizione con carta e penna, no, nella vecchia modalità, comunque è sempre un contratto. E quindi questa è una seconda esigenza, fino ad Tutto. arrivare poi ai siti di un po' più complessi e sofisticati di e-commerce vero e proprio, con vetrina, carrello per gli acquisti, tutto quanto, insomma, molto articolati. Adesso possiamo pensare alla moda piuttosto che a tanti altri settori. Quindi Quindi hanno hanno tutti tutti bisogno bisogno insomma, di un contratto, tutti questi sì, e-commerce. sicuramente, che quello è il vero e proprio contratto di vendita, più una serie di altre prescrizioni, oltre appunto a tutto l'aspetto privacy, che devono esserci prima, quindi quando un utente, diciamo, consulta il sito ed è indeciso, è in dubbio, è in forse, non ha ancora pensato all'acquisto, ma queste informazioni devono esserci, tra l'altro devono poter essere salvate su supporto durevole, banalmente un file PDF, comunque così è, e devono esserci tutte queste informative, anche alcuni disclaimer al momento dell'acquisto e poi anche successivamente. Quindi ogni cosa che viene fatta sull'e-commerce, dall'acquisto, cioè della vendita di ogni cosa e dei singoli cookie, vi deve essere regolamentata, giusto quello che mi stai dicendo? Deve avere un contratto, ok? Esatto, Deve sì. avere una Contratto più normativa una che non è serie di solo, informative, sì. ok? Quindi sia dal Non punto di vista della protezione dei dati personali o privacy, sia dal sì. punto di vista civilistico, contrattuale vero e proprio. Quindi qualsiasi e-commerce deve avere, tra virgolette, il suo contratto di vendita, ecco. Assolutamente, assolutamente. Perché se no cosa potrebbe succedere? Ecco, mi viene da dire da questo, se magari uno non lo fa, si dimentica, cioè La sua domanda è nelle tue. particolarmente ampia, perché cosa può succedere a fronte di
un contratto o un pagamento avvenuto senza delle condizioni di contratto, banalmente verrebbe da rispondere tutto, che forse non è una risposta professionale, però Qualche caso, ecco, spiegaci qualche caso, magari no, gli utenti ovviamente riescono a capire meglio di cosa stai parlando. sì. Qui abbiamo anche qua tanti profili e non voglio creare più confusione che chiarezza, però nel caso in cui non ci siano le informative lato privacy e tutela dei dati personali, ci sono proprio sanzioni economiche che tra l'altro a seguito dell'entrata in vigore, e anche questo ormai non è già più una novità del regolamento europeo o GDPR, non sono sanzioni di poco momento, anzi sono parecchio pesanti. Quindi sanzioni economiche, monetarie, quindi pagamento di una somma. Per quanto riguarda tutti gli aspetti contrattuali, questo ovviamente il rischio, se io concludo 2.000 vendite con un contratto fatto male, il rischio ce l'ho con tutti i 2.000, potenzialmente ce l'ho con tutti i 2.000 gli acquirenti, perché Certo. possono contestare, possono recedere dal contratto se non ho fornito l'informativa sul diritto di recesso, salvo alcune piccole eccezioni sui beni deperibili, eccetera. Però tendenzialmente questa è la regola, se non addirittura, se non rispetto quello che dice il codice del consumo, potrei essere sanzionato per adozione di pratiche commerciali scorrette, a ricorrere ovviamente di certe ipotesi. Ecco, quindi ci potrebbero essere contenziosi con autorità, o sanzioni, che altro da parte di autorità, oppure contenziosi con i singoli acquirenti, Acquirenti, consumatori o sì. meno che siano. Ecco, ed è ovvio che se concludo online un contratto l'anno, limito, se non altro nei confronti dei miei clienti, limito le difficoltà. Se ne concludo 10.000, a maggior ragione è opportuno che non apra 10.000 contenziosi o 1.000, ecco quello che è. Sì, in effetti. No, ma chiedo anche, ma già adesso mi viene in mente che noi traduciamo spesso di e-commerce, di cookie e quant'altro. Il cookie, per esempio, però mi viene da dire un sito va in tutto il mondo, no? Cioè, non so è chi dilegge il contratto o il cookie. Quindi, in che lingua deve essere questo cookie? O cookie, privacy, oppure contratto di vendita, l'informativa? Sì, allora adesso di base è utile guardare il paese in cui è stabilito, ovviamente chi presta questo servizio. Poi dopo se è un sito solo in italiano e un vietnamita piuttosto che un brasiliano che non hanno ovviamente conoscenza della lingua italiana effettuano l'acquisto, quello potrebbe diventare problematico. Però Quindi diciamo. ecco, non è che sono tenuto ovviamente a utilizzare tutte le lingue del mondo, tendenzialmente utilizzo quelle della fascia di riferimento di mio interesse. Ecco, ovviamente l'inglese è la lingua che si consiglia a tutti. Maggiormente, ecco, di avere Sì. almeno chi vende comunque fuori dall'Italia, comunque di avere un e-commerce con contratti e informative tradotte in italiano. Scusate, in inglese, ecco, dicevo. Sì, quello è comunque Ok. consigliabile anche perché poi si rende il sito web comprensibile, ha una molteplicità, adesso non voglio dire a tutta la popolazione mondiale, però ha una grossa Abbastanza. fetta, ecco, una grossa Poi vabbè fetta. che non le legge mai nessuno perché io non me le sono mai lette, però magari in forma di contenzioso, insomma, può evitare tante cose. Sì, è vero, è vero. Quello ovviamente non è richiesto al titolare del o dei siti web, perché un'azienda può avere anche 100 siti web, non è impedito da alcuno, non è tenuto ad obbligare chi procede l'acquisto a leggere e a capire effettivamente quello che c'è scritto, è tenuto ad avere tutte le prescrizioni di legge del Ok, ad caso, poi avercele e renderle certo. anche fruibili da un click, Sì, da ecco, delle ovviamente, note. certo, l'azienda Cioè, ha se un no, se me le tengo nel linguaggio. cassetto, insomma, non è Sì, che forse. certo, il linguaggio comprensibile e quant'altro, anche evidenziando, poi questi diciamo sono suggerimenti dell'avvocato, ma poi sono tutti obblighi di implementazione di chi materialmente realizza il sito o lo gestisce o tutte e due.
anche ad esempio banalmente evidenziare all'utente il momento in cui sta concludendo l'acquisto, cioè specificare che se fa quel click lì dopo aver accettato le condizioni, dopo aver dato il consenso, dichiarato di aver letto l'informativa privacy, cioè evidenziare che con quell'ultimo click lui sta pagando, si sta quindi vincolando, si sta impegnando. Certo, quello credo che sia ovvio. Poi non lo so se in Non tutti i siti sempre si sia trova, ovvio. no, no, non sempre si trova, però è Ok, questo assolutamente è necessario. quanto riguarda un po' tutta la normativa privacy. Cioè, comunque noi nei siti ne traduciamo spesso e quindi li abbiamo sempre in più lingue, almeno nelle lingue classiche, di solito si traducono nelle lingue classiche, ecco. Quello che ci viene Certo. da dire quanto riguarda Germania, Francia, i paesi Sì, sì, dell'Europa, sì, sì. ecco. Anche lì evitando magari ecco, di adottare senza fare nomi piattaforme online che fanno traduzioni grossolane e alla fine ne No, viene vabbè, quella svilito l'abbiamo il vista. contenuto Sì, vabbè, totalmente. quello, insomma, te l'ho fatto vedere ieri un esempio dei rubinetti venduti da un noto sito internet, che non facciamo il No, ma ce ne nome a sono, caso. tanti di questi casi, si incontrano sia professionalmente sia anche al di fuori del proprio lavoro, perché ovviamente siamo tutti utenti e fruitori del web, quindi se ne incontrano Sì, ogni spesso, sono giorno. pittoreschi, fanno ridere, però ovviamente bisogna sempre stare attenti perché le informazioni devono essere al di là che veritiere, che non è poco, evidentemente, però devono essere anche fornite in forma chiara, trasparente, intelligibile. Ovviamente se non sei chiaro e trasparente, manco te trovano, cioè, nel senso che molto spesso c'è il gallo che viene, cioè cook, in inglese, non so se tu dici gallo, cioè no, anzi se tu dici quell'altra parola, organo maschile, ti viene fuori galli su quello sito famoso. E quindi ti vengono fuori molti galli che non c'entrano assolutamente niente con quello che tu cercavi. Quindi magari se uno Esatto, vuole trovarsi trovare nel web, magari farsi, fare una traduzione che poi quelle costano pochissimo, costano 10, 20, 30 euro, quindi non è che costano migliaia di euro, quindi no, ma no, certo. quelle degli spot che vedo sempre su quel sito lì. E quindi un annuncio non costa tantissimo, costa 20, 30, insomma, dipende dalla lingua, dipende quanto è lungo il testo, però per un'azienda che vuol vendere il suo prodotto, magari scriverlo in maniera comprensibile non è Beh, sì, questo anche agli difficile. effetti della promozione delle vendite sicuramente non è materia mia, ma immagino che sia opportuno, ecco, per Anche vendere il perché sennò prodotto. non lo trovano, insomma, non, Sì, 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 sì. non, anche perché se tu dici un'altra parola lo trovi, però è un altro significato quella parola, cioè nel senso l'altro giorno con un traduttore, con Google, ho scritto omaggio perché dovevo fare la fattura in tedesco, non me la ricordo mai. E i nomi esatti, quindi vabbè, un po' lo so il tedesco, però cioè, aprile, maggio, capisco se me l'ha scritto giusto o sbagliato. E l'altro giorno Google Translate mi ha dato can, che vuol dire posso, invece che maggio, quindi magari può Sì, sì. Esatto, capitare, ecco, questo capita. esatto, Ecco, esatto, quindi insomma, essere anche accurati esatto. anche Certo, qui in tutto quello che si fa, inclusa la traduzione, assolutamente. sì, ma anche solo il contratto, che magari uno si trova una multa, non so, un contenzioso o quant'altro, che non so neanche cosa ha fatto, e insomma, è sempre meglio evitare, cioè prevenire è meglio che curare, come dicevi oggi, no? Esatto, anche perché l'unico modo è quello, l'unico modo per evitare le problematiche è prevenirle, quindi non ci Ok. sono, o basarsi sulla fortuna, ma quella è un po' più Niente, ma difficile da tu prevedere. mi dicevi anche un po', cioè parlando con te, io ti conosco un po' da tempo, e mi dici che tu ti occupi anche di brevetti e marchi, Sì, giusto? assolutamente. Ti
chiedo un po' di, vabbè, come si fa a registrare un marchio banalmente? Cioè, io ho adesso si sentono molto queste start-up innovative che hanno queste idee, queste genialate di queste start-up o di questi ragazzi così. E poi magari vengono copiati da qualcun altro. Come si fa a non incappare in questo gap? Sì, cosa molto nota. Ecco, quindi prevenire. Esatto, prevenire assolutamente meglio che curare, anche perché in questo caso poi il rischio è quello di vanificare del tutto gli investimenti di mesi o di anni in termini economici e anche umani, spesso tutte e due. Quindi ovviamente vale la pena proteggere tutto il lavoro che si fa, step by step, non solamente alla fine. E non dopo averlo raccontato magari a 50 potenziali partner commerciali. Quindi bisogna sempre proteggersi, anche qui il contratto è sempre fondamentale, quindi banalmente anche se ho un'idea, un progetto più disparato possibile, se ne parlo con qualcuno in veste di operatore professionale, gli chiedo di sottoscrivere un accordo di riservatezza. Che questo fatto bene, perché è ovvio che sappiamo tutti che è pieno di modelli anche su internet, però ecco, l'importante è essere anche lì molto precisi e specifici, finalizzato a far cosa? Finalizzato a evitare, a tentare di evitare che le persone con cui ho parlato, uscite dal colloquio, non vadano immediatamente a copiarmi, facendo poi magari squadra o partnership con qualcun altro e rubandomi mesi piuttosto che anni di idee. Lavori, investimenti economici e non. Quindi tu dai questo consiglio, cioè prima per un'idea e magari l'ho già messa in campo così, prima di fare un bel contrattino di riservatezza e magari quando si Certo. cercano i partner in fase di, posso dire, di pre-bozza, mi viene da dire, della Dipende startup. perché magari può essere già tutto pronto e si passa dall'idea che è perfetta, completa, è già sviluppata in tutto, allo sviluppo poi concreto che può essere anche semplicemente alla vendita, alla pubblicizzazione. È ovvio che io per fare spesso, non sempre, ma nel 99% dei casi, vista la settorializzazione che cui sempre di più andiamo incontro, ho bisogno per la promozione, per la vendita. Per tutto ho bisogno di altri operatori professionali, cioè da chi fa i Certo, non è trasporti che a tutto da chi fa solo si fa. l'assistenza informatica, a qualsiasi altra cosa, a chi si occupa appunto di trasporti, logistica, Certo. consulenze di vario tipo, anche solo previsionali. Quindi ovviamente non ho interesse a che le mie idee vengano diffuse a tutti. Quindi questo in prima battuta è sempre opportuno. Poi attraverso, dopo, a seconda, ovviamente non sempre è possibile. Il marchio sì, ovviamente è sempre possibile e mi identifica l'azienda Certo. e mi conferisce, in questo caso in maniera anche perpetua, perché posso rovarlo ad oggi in eterno, un marchio, mi va a identificare la mia impresa, la mia azienda, piuttosto che in certi casi un servizio o un prodotto o uno o più prodotti, una serie di prodotti particolari. E quindi il vantaggio qual è? Il vantaggio è che se scelgo bene il marchio, facendo una ricerca di anteriorità, evitando di andare a copiare ovviamente marchi altrui, se no parto zoppo perché prima ancora di iniziare o poco dopo vado incontro a dei problemi e delle vertenze. Quindi sicuramente è una ricerca di interiorità, cioè mi immagino che dovrebbe fare un professionista, cioè non, tu ci riesci, no? Cioè una persona Sì, ce la fa a fare questa ricerca oppure. adesso è un po' difficile, nel senso che tendenzialmente è ovvio che chi è già nel settore, nello specifico settore, posto che ci sono settori come quello della moda dove ci sono milioni di marchi, ecco, però se uno è in un settore particolarmente di nicchia, non lo so, le automobili, uno è nel settore da 40 anni, probabilmente conosce tutti i marchi di automobili e quindi è Certo. abbastanza tranquillo, però tendenzialmente conviene farlo appunto rivolgendosi a un professionista, che sia un avvocato, che sia un consulente marchi, per verificare, diciamo, di non star pestando i piedi a A nessun qualcun altro. altro, Ecco, ecco. esatto, anche perché insomma non ha senso poi
può capitare anche che venga fatto in buona fede, perché a volte ci sono nomi evocativi o che hanno un bel sounding, quindi uno non ci pensa neanche, procede tutto contento e carico, poi magari dopo un mese, 2 mesi o 2 anni deve rettificare, cambiare completamente il tiro, quindi conviene ovviamente farlo subito. Il vantaggio che mi dà deposito e l'ottenimento della registrazione di un marchio è quello di poter avere l'esclusiva, il monopolio. Quindi nell'ambito del territorio in cui deposito il marchio, quindi se lo deposito solo in Italia, se lo deposito a livello comunitario nella comunità europea, se lo deposito a livello internazionale, i paesi che scelgo, c'è cioè un monopolio, ottengo pagando ovviamente il monopolio, quindi solo io, titolare del marchio, posso utilizzarlo e contestualmente posso impedire ad altri che adottino un marchio identico o comunque confondibile, quindi diciamo molto simile per prodotti identici o affini, posso impedire ad altri di utilizzarlo. Quindi so che il consumatore, quando vede quello specifico marchio, associa direttamente me, la mia impresa. E Certo. questo non è male. La stessa cosa avviene, il marchio ovviamente sempre, salvo la ricerca di anterioità, è sempre possibile depositarlo per qualsiasi prodotto o servizio. Poi dopo ci sono anche altre tutele della proprietà industriale e intellettuale che possono riguardare o il lato tecnico, come ad esempio i brevetti per Certo. invenzione, oppure il lato estetico, quindi parliamo anche ad esempio del design. Poi abbiamo sempre il diritto d'autore sullo sfondo, quindi tutele ulteriori e differenti rispetto a quella del marchio, che ricorrendo ai presupposti posso andare a sfruttare, anche lì a tempo, ottenendo un monopolio, Sì. o sulla creazione estetica o sulla novità tecnica di prodotto, di procedimento, su quello che ho inventato. Infatti si chiamano invenzioni, anche se comunemente parliamo di brevetti. Sì, capisco, Mica, capisco, capisco. capisco. Tantissima Tantissima roba. roba dietro a un marchio. Pensa che stavo pensando prima, a me mi hanno visto l'altro giorno, facciamo tre buste giurate, no? E l'altro giorno in tribunale hanno visto la mia intervista con un interprete, no? E visto che noi ci chiamiamo Lion Speech, e questa si ricordava che lei era del leone. Allora associava ed anche lei faceva traduzioni e è arrivata da me e mi ha fatto: "Tu sei quella del leone?" Talmente il marchio può essere una cosa evocativa e ricordarsi di te: "Ma tu sei quella del leone?" Quindi essere fermati in tribunale, che con la mascherina quindi non mi si rivedeva, mi si vedevano solo gli occhi, ma tu sei quella del leone? Quindi quanto può essere importante un marchio, ecco. Certo. Che E anche ovviamente una lì sì, è ovvio che l'errore tipico che spesso viene fatto nella scelta di un marchio è quello di guardare solamente, e non sto dicendo che non sia da guardare come aspetto, è altrettanto importante, però spesso si guarda solamente all'appeal estetico, al sounding, alla colorazione, tutto quanto. Quello è importantissimo, parlo con il proprio consulente di marketing, adesso diciamo genericamente, perché ovviamente non tutti i marchi hanno lo stesso appeal, non tutti hanno lo stesso successo, anche a prescindere dal prodotto. Ovviamente, se il prodotto è scarso, certo. non è che il marchio lo va tendenzialmente a migliorare. Questo è fondamentale, ma allo stesso tempo, appunto, è fondamentale anche l'analisi dal punto di vista legale e giuridico. Io posso avere l'idea del marchio migliore del mondo, ma se già utilizzato, depositato, registrato da altri, io Certo. Poco ci posso non posso fare. proseguire in quella strada. Poco Quindi, come i nostri omonimi Lion Bridge, che ci stanno facendo posizione per la nostra depositazione del marchio, perché c'è scritto Lion e non vogliono che, perché anche loro non si sa se fanno traduzione oppure no, e quindi
abbiamo questo a disposizione. Sì, E no, sono due quindi. esigenze, sono due aspetti che sono entrambi importanti. Ed è sempre importante che ci sia collaborazione tra le professionalità che assistono la startup piuttosto che l'impresa o lo studio di consulenti, anche consolidato, anche sul mercato da 50 anni che si vuole rinnovare. Ecco, è importante che queste due esigenze vengano viste entrambe e ci sia un confronto. Quindi, Certo. ovviamente, non si può seguire solo l'ambito legale, che però è imprescindibile perché si vanno a evitare le problematiche, quindi ovviamente è imprescindibile evitare di pestare i piedi ad altri perché sennò si aprono dei contenziosi. Certo, no, questo è Allo ovvio, stesso cioè. tempo, ovviamente è utilissimo avere un consulente che ci aiuti nella scelta anche banalmente dei colori a seconda del prodotto, dei servizi, del messaggio che si vuole trasmettere, È dell'immagine molto che si vuole trasmettere. importante anche perché molto spesso i colori, io parlo di estero, no? E all'estero certe cose non vengono viste allo stesso modo. C'era, mi viene in mente, adesso noi abbiamo tradotto di un orologio e questo orologio aveva come disegno un maialino. E c'era tutto, perché questo c'è questo maialino che dipinge e quindi ci hanno fatto un orologio. E quindi il maialino l'avevano chiamato Pig Casso, ok? Traducilo in italiano. Sì. Insomma, bisogna stare un pochino attenti Capisco, sì, a capisco come tradurlo in. l'imbarazzo, sì, e Ecco, la lieve difficoltà, sì. quindi come in certi colori, in certe usanze, cioè tipo Cina, Giappone e quant'altro, certi colori evocano altre cose, come in Italia altre. Cioè, ieri Sì. ero al bar, solo di culture, parlando di culture, c'era una ragazza rumena che lei ha sempre fatto la barista barra cameriera. E da lei i camerieri, le cameriere barra bariste sono sempre vestite in camicetta, tacco, e sempre tutte truccate, super fighe. In Italia, appena arrivata in Italia, la prima volta che è andata in un ristorante, si è trovata le cameriere struccate, con i pantaloni, senza la gonnellina e senza tacchi. Ops, ma dove sono? Quindi. Cioè, questa è la comunicazione che, cioè, bisogna stare un po' attenti anche al marchio, come si sceglie, perché ogni paese ha la sua cultura. Certo, e poi aggiungo che poi, oltre a quello che hai detto, l'importanza delle traduzioni, ovviamente la do per scontata per quanto riguarda i testi legali di siti web piuttosto che contratti internazionali, è evidente che devono essere tradotti in lingua inglese, devono essere comprensibili per tutte le parti contraenti, ma anche, ti dirò di più, anche nella scelta del marchio, spesso non ci si pensa che una parola, un termine in una lingua possa avere un significato, magari non ha proprio significato in un'altra lingua o in tutte le Meno altre male, lingue, speriamo. però a volte non si pensa che possa avere un significato. Quindi poi a seconda dei paesi che mi interessano è opportuno che io lo sappia, perché adesso trascurando i casi di scuola o anche simpatici della parola che magari è volgare o offensiva, eccetera, eccetera, però anche solo rimanendo sul banale, magari un termine che in italiano, adesso non mi viene neanche un esempio al momento, ma che in italiano ha un significato oppure non ce l'ha, magari in lingua italiana mi piace come è scritto, punto e basta, magari in un'altra lingua ha un significato descrittivo del prodotto, del servizio. E già questo magari mi porta all'annullamento, al rigetto della mia domanda di marchio o alla dichiarazione di nullità. Quindi io devo sapere nei paesi che mi interessano, nelle lingue utilizzate, se ha Cosa significa e che quel nome, significato. quel Sì, termine? Perché a assolutamente. volte si può, come adesso ad esempio, se vogliamo chiamare questo orologio Pig Casso, in italiano non lo puoi tradurre e devi lasciarlo così. Invece, magari se fosse stato il contrario, cioè
Adesso non me Sì, ne sarebbe vengono perché stato ne ho semplice, tanti, sì. però ecco, quindi bisogna stare un po' attenti sempre dove si connota e magari a volte è meglio tradurre, cioè cambiargli proprio significato Certo. del termine. Tipo questa, la mia collega, traduttrice, stava traducendo un libro che parlava di questo gatto e si chiamava Kamikaze. Capito? Il gatto. E quindi ha dovuto cambiare totalmente il senso, capito? E quindi ha tradotto il libro Licenza di graffiare, cioè ha proprio stravolto la frase e gli ha dato un'altra connotazione. Sì, beh, quello capita poi molto spesso, adesso anch'io, come forse altri, mi capita di leggere, magari non per lavoro, ma nel poco tempo che ho a disposizione, libero, Tra i testi, figli casa. esatto, testi americani, di autori americani, spesso il titolo italiano non è la fedele traduzione del titolo originale. Come Christian Grey, cioè il coso, la famosa serie, di come si chiama il film adesso? Christian Grey è quello del 50 sfumature di grigio, Sì. perché lui si chiamava Grey, cioè, e quindi ha un nome là, e quindi veniva 50 sfumature di Grey, cioè nel senso Grey è il grigio, quindi non l'hanno Ah, chiaro. tradotto con 50 sfumature di grigio, perché lui si chiamava, insomma, ecco, quindi. E poi Chiaro. hanno modificato tutta la serie, ecco. Chiaro. Chiaro. O come molto spesso, anche se non so se è doppiato, cioè se è lunedì, è Monday in inglese, nei film vengono doppiati come martedì, Ah. perché è molto simile anche come suona, per esempio, una cosa così. Quindi perché il Sapevo. labiale ricompone martedì, Monday. Tipo è molto simile con la M, e Giusto, quindi giusto. è tutta una connotazione del paese dove vai, quindi soprattutto anche i doppiatori e chi scrive adatta i testi per il doppiaggio, anche questo è molto difficile. Sì, immagino, ma questo è compito vostro, non mio. sì, simile, abbiamo un agente di doppiaggio che ci aiuta. Niente, io direi che siamo arrivati alla fine. Hai qualche consiglio da aggiungere? Qualcosa che vuoi dare a qualche imprenditore o qualcuno che vuole per la sua vita, che si vuole tutelare in Ma campo civile? il consiglio è sempre solito, è un evergreen, però è importantissimo Evergreen. quello di informarsi e tutelarsi prima di fare le cose, perché non l'ho inventato io, appunto, prevenire è meglio che curare. Se evito il Beh. problema è tanto meglio. Ecco, quindi la consulenza in tutti i settori, ma anche nel settore legale, molto importante. Dal mio punto di vista è quello di rivolgersi ad un legale non solo quando si ha già il problema concreto, che può essere l'irrogazione di una sanzione piuttosto che qualsiasi contenzioso, ma anche prima per cercare di informarsi su tutto quello che c'è da fare, per avere consigli sulle procedure, sulle prassi, sull'operatività, sempre dal punto di vista ovviamente legale, perché ognuno ha il proprio Certo. compito, in modo da abbassare il rischio di contenzioso, cercando di portarlo tendenzialmente verso lo 0%, poi è ovvio che nessuno può garantire questo, però Perfetto. cercare di diminuirlo il più possibile, perché è Certo. sempre comunque un'incertezza, è sempre comunque una spesa, anche perché ovviamente l'investimento per la tutela preventiva tendenzialmente è minore di quello poi per contenziosi già in essere, e quindi alla fine, a mio avviso, è anche
È anche antieconomico arrivare sempre quando il problema è già sorto, quando è già un contenzioso, quando poi si ha poco tempo, bisogna correre o correre ai ripari, eccetera, eccetera. Quindi è sempre opportuno, diciamo, la consulenza preventiva anche in questo campo. E l'unico modo poi per fare prevenzione sono quello della consulenza da un lato e di contratti fatti bene dall'altro lato. Certo, niente, io lascio, vorrei salutare, saluto tutti, visto che abbiamo già detto tutto quello che era da dire, anche perché più di 40 minuti la gente non ci ascolta. Giustamente. E niente, se qualcuno avesse delle domande, io ovviamente, se me le ho fatte anche sulla pagina Lion Speech oppure sui nostri canali social, poi le girerò al nostro avvocato Pierluca, che è sempre disponibile, no, è il nostro, tra virgolette, avvocato di fiducia, quindi e quindi ve lo consigliamo caldamente. Grazie Greta, saluto ovviamente. Niente. Tutti anch'io ti ringrazio e poi avremo modo di approfondire Ok. nuovamente quando vorrai, sempre a disposizione. Ok, grazie per Luca. Buon lavoro a te e a tutti. Ciao.